direi praticamente un anticipo d'estate, nel, ecco, direi nel cuore della primavera, ecco, diciamo così, praticamente sarà questo, quindi una fase meteoclimatica anomala per il mese di aprile. In sostanza, tempo soleggiato, clima, vi dicevo, tra primavera e estate. Pensate che la media dovrebbe essere primo mattino attorno ai 7 gradi. Vabbè, ma là ci siamo, perché c'è l'escursione termica del primo mattino e notte tempo. Durante il corso della giornata saliamo anche a 20 gradi su Bari e avremo questa temperatura anche 22-24 tra sabato e domenica sulla fascia costiera adriatica. Attenzione, perché ci sarà una componente del vento di maestrale, con i mari poco mossi, localmente mosso, specialmente il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Andrà meglio per coloro che andranno nel Tarantino e sulla fascia ionica, sono sotto vento, quindi avranno meno vento, la giornata sta con calma di vento, i mari calmi e le temperature che arriveranno anche a 24-26 gradi, quindi nel Tarantino, nelle Cese, come sarà anche nel Foggiano, o anche coloro che faranno delle escursioni nelle regioni di confine, in Basilicata, dove a Matera potranno toccare i 24 e i 26 gradi. Quindi uno splendido weekend. Le nostre proiezioni, bene, vanno anche oltre, almeno fino al giorno 10, perché passerà tra il 10 e l'11 una debole perturbazione atlantica, sempre con la coda della perturbazione, non escludo qualche breve precipitazione, proprio il giorno 11, quando avremo la giornata nazionale del mare. È importante perché ci saranno delle manifestazioni a cui parteciperò, specialmente con le scuole. E poi a fine settimana prossima avventura c'è anche l'Expo Levanti a Bari tra l'11 e il 14, dove le condimento torneranno ad essere ottimali. Più di questo non vi posso dire. Per la serie, per il momento attraversiamo la bufera col sole, il che comunque è una buona notizia.